Siamo davanti alla Pala d'Altare eseguita da Francesco da Milano per la chiesa di San Lorenzo dei Battuti. Un motivo tipico nella produzione sacra è quello della sacra conversazione, quindi santi ambientati all'aperto. Qui abbiamo San Girolamo, penitente al centro, affiancato da due sante martiri, Sant'Agata e Santa Lucia. È interessante in questo quadro appunto l'ambientazione paesistica, questo sfondo che si apre su un paesaggio che ricorda quello della terraferma veneta, un paesaggio collinare. Abbiamo la presenza anche di alberi, anche presenze botaniche rappresentate in modo puntuale come l'edera sulla parte destra che simboleggia l'attaccamento alla fede, appunto. E anche la veduta di città in lontananza, che ricorda le città fortificate del Veneto, acquistano proprio una valenza legata a una dimensione quotidiana del sacro, quella che era auspicata proprio nel tempo. Quindi calare l'evento sacro nella dimensione quotidiana più vicina alla dimensione del committente e quindi con questo paesaggio della terraferma veneta che non aveva però la pretesa di essere riconducibile a un sito preciso, quanto piuttosto di evocare un luogo appunto dell'esperienza quotidiana, come appunto quello del paesaggio veneto.